Voglio provare a fare un salto indietro nel tempo e provare a vedere di nuovo, dopo 10 anni, i video che guardavo quando ho iniziato su YouTube con Lorenzo. Quindi i video che andavano forte nel 2009 e nel 2010 su YouTube. Facebook scritto. Come lo si pronuncia? Madonna, questa cosa andava tantissimo in quegli anni. E tra le altre cose, vabbè, andava di brutto anche su Facebook, appunto, questo meme del tutti quelli che, e poi sotto, testo sotto, c'era scritto qualcosa, qualche stereotipo vario e ci facevano il meme. Madonna santa. Tutti quelli che hanno aperto questo video con il mouse. Oh, tutti quelli che sentono il sangue nelle vene e l'aria nel culo. Oh, Beh, 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 beh. una bella scoreggia, poi i versi, c'era Tutti tutto. quelli che sono stati almeno una volta 3 MSC. 3 minuti senza cagare. Madonna, poi questa cosa di prendere per il culo 3 metri sopra il cielo, tutti lo facevano. Tutti, porca puttana, tutti. È una cosa incredibile. Mamma mia, tutti lo prendevano per il culo 3 metri sopra il cielo e c'erano tutti sti acronimi diversi. Io direi di vedere anche. Vabbè, cioè, una a caso. Io voglio i punti, proprio 1, 2, 3, 4, 5, Madonna. Voglio la vecchiaia, voglio Alex l'ariete, anzi Natale in India che mi piacque particolarmente. Natale in India proprio. Finalmente. Vorrei ringraziare. Cringe, ragazzi, no i video vecchi di YouTube, no tutti quelli che. Questa è veramente una roba. Poi direi di mettere un grande classico perché comunque ci sta. Pronto? Ciao mamma. Tutto bene? Ma poi il papà è tornato dalla Cina? Ah, è già arrivato a casa? Cosa? Boh. Cosa mi ha portato? Una tavoletta? Io ho conosciuto così Cos'è? Firenze. Tra l'altro diventò virale sto video, 618.000 visite. iPad? Intendevi forse iPad? C'è una mela dietro? Ma no, cazzo, mamma, ma cosa me ne faccio? Come prima cosa possiamo notare che a differenza di qualsiasi dispositivo venduto ai giorni d'oggi, indipendentemente che si tratti di tablet o di smartphone, la velocità di rotazione delle icone di questa puttanata è qualcosa di veramente imbarazzante. Con tanto Poi, di 3 secondi ci freccetta per mette. ricordarmi in che direzione lo sto ruotando. Secondariamente possiamo notare che quasi come per smacco nei confronti di Apple, il produttore di questo aborto sembra dire: ma siete stronzi voi che vendete i vostri smartphone, i vostri tablet con uno schermo di vetro che costa molto di più. Noi usiamo una plastica del cazzo che funziona alla stessa maniera. Guardiamo. Ironia della sorte, chi ci viene in soccorso? Ma proprio la Apple, che con il suo ultimissimo prodotto Poi mi piaceva tantissimo che aumenta. Sono un grandissimo fan di God of War. Madonna, sempre esagerato quando diceva in queste soccorso, ma proprio la Apple, che con il suo ultimissimo prodotto, iHammer, siamo in grado di far partire le applicazioni. Cristo, mi sento Mosè. Ma diamo un'occhiata più da vicino alle possibilità che ci offre questo dispositivo. Non lo so, prendiamo per esempio fotocamera. Tanto credo che per questi colpi lui insomma, l'ha guastato, tant'è che ha detto 1.000 volte che adesso è in un cassetto, non si accende più da quando, cioè si spense dopo la fine di questo video e basta, non si riaccese più. Perfetto, il dispositivo crasha. Perfetto, già Qui c'è il evidenzia una meme puttana totale. perché gli spezzoni di file audio che possiamo registrare non possono durare più
più di un minuto, quindi ascoltare una conferenza registrandola significherebbe continuare a far partire e stoppare le varie registrazioni. Comunque facciamo partire la prima, ok, e diciamo qualcosa tipo perfetto, stoppiamo, 7 secondi, andiamo a riascoltarla, ovviamente non da, tramite la stessa applicazione, perché bisogna uscire, entrare in My Music, quella che abbiamo visto prima, andare nella sezione di file audio registrati ed ascoltare questo. Non sentite niente? Strano? Forse perché manca il microfono? Victor, vediamo i primi video di Victor. Sky vocali. Allora, video. Ordina per meno recente. Minchia, ragazzi. Alcune l'ha proprio eliminate. Forrest Gump, mettiamo Forrest Gump, vedete cosa succede. Buongiorno a tutti, io sono Porco 2 2010. Tornato sull'88, questa è una nuova puntata del mio movie blog. Dunque, bassissimo il volume. Come al solito ringraziare tutti quelli che si stanno iscrivendo, tutti quelli che si sono già iscritti, grazie, grazie mille, perché siamo già arrivati a 284 iscritti. Io sono assolutamente contento, sono commosso, un grazie anche agli Utopi che mi sta grazie, facendo Loric. Una grande felicità, veramente uguale. Grazie mille. Grazie a tutti, sul serio, sono, non so proprio cosa dire, veramente. E poi volevo appunto scusarmi se nel video... Tutto imbarazzato, tutto timido, piega la testa. So se avete visto questo video mio, è un video che feci per i miei 200.000 iscritti, grazie a Poeta Sommo. E vabbè, non sto a contestualizzare tanto, spiego io, dai. Ormai sono 3 anni che ho un canale YouTube. Ho iniziato quasi per scherzo, ma adesso siete più di 200.000. Una bella famiglia. Avevo un altro canale prima di questo, molti molti anni fa, e questo mi ha permesso di osservare in prima persona il cambiamento di questo sito. E non parlo solo di grafiche o di stronzate come gli iscritti. C'avevo già la crepa, però attenzione ragazzi. Ricambio, sei un fottuto genio. No, parlo di vivere il cambiamento a 360 gradi, conoscere persone, partecipare a eventi e scrivere, girare e montare sempre nuovi video, giorno dopo giorno. Quanto mi stavi sul culo, ci sta. Il tempo della gente ha sfruttato la moda del momento per arrivare al successo. Ci sono 3.000 citazioni che non ho mai rivelato e ve le dirò adesso. C'è chi ha preso a modello format americani per portarli qui. Frizzantone. Grazie. E c'è chi invece si è subito contraddistinto con uno stile originale. Alcuni sono andati avanti, altri indietro, e altri ancora sono stati dimenticati, digeriti dall'enorme sistema digerente di YouTube. Ho visto iscritti accumularsi, video fare il giro d'Italia, fama, soldi, Wilwush e gruppi scopati. Già dissing a caso. Fare il giro d'Italia. Fama, soldi, Wilwush e gruppi scopate nei bagni durante le varie serate in discoteca, con tanto di bestemmie urlate al microfono dalle cosiddette YouTube star. Sono nate amicizie e in certi casi anche qualcosa di più. Ormai questi amici hanno trovato la loro realtà e stanno continuando a portarla avanti. Tutti li conoscono e sanno cos'è che li contraddistingue, che li caratterizza, vlog, recensioni, video comici, corti, eccetera. Però c'è una cosa che mi sono sempre chiesto, che cosa sarebbe successo Anche questa era una citazione, non mi ricordo a che video però. Tra YouTube Italia, se tutti non quelli che conosciamo avessero fatto completamente un'altra grazie, cosa. Grazie, Fien. Io, Toby, un buon amico, ha avuto successo prendendo per il culo film brutti. E poi ha continuato con il suo mostarda. Ma cosa sarebbe successo se si fosse buttato sulle cover musicali per far colpo su tutte le bimbe minchia di YouTube? Ciao, sono Yotobi e sono un cantante. Le mie cuffie mi turbano e canto principalmente cover perché non ho abbastanza talento da suonare e cantare canzoni mie. Oh babe, babe, oops, I did it again. Faccio da tanti anni questo mestiere e mi reputo francamente un esperto. Ho cantato in tutti i posti migliori per iniziare, ristoranti cinesi, ristoranti giapponesi, ristoranti thailandesi. You can dance all night to the best song ever. Sagre della salsiccia, della patata, del tartufo. Qui stava citando Montanini peraltro, l'ho scoperto dopo. Della ciabatta. E spero che, se come me amate la buona musica, riuscirete ad iscrivervi a questo canale. Perché con il vostro aiuto, i vostri like e le vostre condivisioni
potrei veramente un giorno far parte della giuria di X Factor. E che è sempre stato il mio sogno da cantante, fare il giurato per altri cantanti. Oh yeah, Carglass ripara, Carglass sostituisce. Un salutone dal vostro Yotobi. Una vocina del genere avrebbe aperto le fiche come Alibaba apre le porte delle caverne. A proposito di donne, i video del make-up vanno forte fra il pubblico femminile. Personalmente ho conosciuto Clio e Alice Like Audrey. Ma date fondo alla vostra fantasia e pensate al genere di youtuber meno indicato per parlare di cosmetici, make-up e affini. Esatto, lo youtuber nerd, in particolare il recensore di fumetti. Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale. Caverna è cambiato d'una virgola in 5 anni. Sì, 5. Oggi volevo fare un video haul perché mi è arrivato un video prodotto nuovo dal Giappone che potrete usare in vari modi. Ma poi perché ce l'aveva? Ma bando alle ciance e cominciamo a tirare fuori la nostra bellezza interiore, perché quell'esteriore non è un gran... Purtroppo su YouTube la qualità viene spesso oscurata dalla merda. Però per fortuna ci sono ancora youtuber che fanno video di Cristo sbattendosene di tutto. I Pils, i Jackal, Enrico 0DX e poi artisti Richard HTT, Fra, Frog Gumiten e molti altri. Che cercai di citare un po' tutti oltre a includerli in questo video. Vabbè, c'ho un'idea di YouTube un po' diversa da ora, ovviamente, anche perché YouTube stesso è cambiato. Zona con le palle quadrate che ho incontrato sul mio cammino è stato Cane Secco. La domanda sorge spontanea: cosa sarebbe successo a Cane Secco se fosse stato un cane a fare video? Tre cose da non fare quando sei un amico. Ehi, ciao. Tutto bruciato, tutto bruciatissimo. Vai. Pronto? No, sì, no, non sto nel traffico, un attimo e sono da te. Accidenti, togliti dalla strada, imbecille. Ciao ragazzi. Tra l'altro mi raccontò che si divertì un sacco a fare quella cosa, perché per la prima volta nella sua vita non si è dovuto impegnare a fare un cazzo, ma ha semplicemente fatto il contrario di quello che farebbe di solito. Di YouTube che viene ancora seguitissimo, non si capisce bene il perché, ma è così, che ci vuoi fa. Sto parlando ovviamente del trash. Il re del trash è l'avvocato che tutti noi conosciamo, intervistatore di vecchie pazze, casi umani, puttane e star del nulla. E se al suo posto ci fosse stata completamente un'altra persona a valorizzare questa categoria piena di pattume. Gentili telespettatori, un saluto da Francesco Miceli. Oggi Miceli per il sociale vi porta a Bari, cosiddetta città porta verso l'Oriente. Ma poi si vestì uguale, andò a fare questa cosa. Cioè, ci credevano a bere, ma ora poi vi racconto gli aneddoti su Sabaco che arriva dopo. Antichi mestieri che ancora oggi sostengono la sua cittadinanza e hanno dei capostipiti, diciamo, dei capi e dei personaggi importanti che portano avanti queste dei tradizioni capi centenarie. Oggi qui il nostro ospite è Peppino da Bari, detto il posteggiatore. Un parcheggiatore. Come funziona una tua giornata lavorativa? L'ho dovuto tagliare perché era lunghissima, avevamo fatto tipo 10 minuti di video. Lavorativa, come arrivi a fine mese? Stanno le macchine al sicuro, stanno i sgagnozzi, sta una San Pasquale, una Yapage. L'imitazione perfetta che era mega, tutto fermo, guardava la telecamera con l'espressione proprio un pezzo pane, insomma, e così amicizia, perché la persona poi si sente sicura che lascia la macchina, lo sa che siamo noi, non succede nulla. Poi ci sono le Facebook star di Alto Borgo, quelle che si appioppano un nome luminoso, scrivono sui post-it e pompano i video con la musica dubstep. Vi immaginate se tipi del genere avessero lasciato il posto a qualcuno di piuttosto? Stamattina ero al bagno a meditare sulla vita. Ah già, perché c'era Francesco Sole in quel periodo lì, ti ricordi? Ok, ok. C'era Francesco Sole, okay. E quindi io ho detto, facciamo una cosa, prendiamolo per il culo a bestia, e chiesi a Paolo Cellammare di fare un video alla Francesco Sole con Merluzzo, tra l'altro... Coca-Cola scritto gigante. La metà di quello che è ora, sì sì. No. I nostri sogni e sull'amore. Sapete, meditare ha un grande importanza. Infatti oggi ho preso coscienza di una grande verità. Chi ora fugge presto in... Mica che c'aveva le mie braccia praticamente per lui. Seguirà. Chi non accetta doni ne soffrirà. E se non ama, presto comunque amerà. E questa non l'ho letta nei cioccolatini. Cazzata. Mm.
Lo so, è assurdo, ma la categoria di video più vista su YouTube è quella dei gameplay. Persone che... Questo me lo ricordo molto bene. Qui devo chiarire, poi dopo... Sì, questa è la mia parte preferita, ovviamente, però devo chiarire questa cosa. Giocano ai videogiochi mentre urlano cose a caso. Alla gente garbano, non mi chiedete perché. Uno è meglio un bel fare, insomma, magari un dottor game. Grazie, che mi parlano... Grazie, ero boomer. Qui ero stato boomer. Stando te stesso? Sì, allora, okay. In realtà, sì, io sto dissando... Allora, in realtà, io ero scontento di una certa categoria di gameplay, però è anche vero che ero un po' boomer, perché non esploravo, non... Non è che eri boomer, è che non andavo così tanto. No, erano, secondo me, era qualcosa di diverso rispetto a ora. Ciao a tutti, ragazzi! No, sì, ragazzi, ecco, questa categoria qui io prendevo per il culo. E prendeva per il culo Claudio. Sì, solo Claudio Maglietta Rosa, Tessa 7799, Gameplay World Truth 47 Gameplay. Oggi inauguro il perché apri sempre tanti, ormai sono 15 anni che so fa sta roba. Vediamo qua, demo da apri, aprimo. Oh, porca, ma che cazzo c'è stato a fare? Fa un sacco, gli sparo. Porca qua. Oh, buono, sei buono. Buono, ho fatto saltate, tu madre guazzo. Qui dovete usare il fucile, quello doppio. Perché sicuramente mi puoi. Ma che cazzo fai? Azzo! Qui tecnicamente dobbiamo andare avanti. Qui tecnicamente bisogna andare avanti. Attenti, boh, boh, boh! Ma il brutto struzzo pezzo di merda. Ma che cazzo c'è? Ma che mi spari? Ci sta nessuno a quello, io ti ammazzo slow motion. Wow! Beh, comunque, vabbè, ora non sto a far nomi, però ci eravamo ispirati a degli youtuber in particolare. In particolare, tra l'altro, Claudio l'ha registrato in hotel dal portatile e ha commentato veramente un gameplay che aveva preso da youtuber random. Non ha giocato lui veramente. Se il buon Claudio si fosse davvero messo a fare gameplay, la sua vita ora sarebbe leggermente diversa e le sue tasche sicuramente più piene. A tal proposito, pensate ad uno youtuber pieno. Comunque io ho cambiato idea su tante cose in questi 5 anni, ragazzi, anche vivendole. Diciamo che sono parzialmente d'accordo con il me di 5 anni fa, mi stanno ancora sul cazzo quei gameplay lì, però allo stesso tempo ho iniziato a apprezzare determinate cose. È un po' complesso. Pieno di vaini, che si pavoneggia con i suoi viaggi intorno al mondo e che è sempre circondato da figone. Bene, togliete sì, la figa. Sì, sì, stavo già con Agnese. I soldi e i posti da sogno, cosa otterreste? Beh, un turista che non sa che cazzo visitare. Ah sì, c'era anche Balelli. Che erano tipo nei posti di merda. Sì, sì, sì. Io ho detto cercami posti più di merda. Ma poi tutti parteciparono con una voglia. Fu veramente un bel momento. Grazie, Rita. Che merda la vita. Ma cosa sarebbe successo se i suoi video fossero stati un ammasso morbidoso di bontà e tenerezza? Ciao a tutti cagnolini, io sono il buonissimo dell'Imello. Volevo dire che tutti quelli che mettono professionalità su YouTube e ci guadagnano schifosamente i soldi sono cattivi. Invece tutti i ragazzi che ci mettono passione e fanno qualcosa di orribile e disgustoso, però c'è dentro tutto il loro animo e il loro amore in quello che fanno, sono i migliori. Basta criticare gli youtuber che ci mettono passione nelle cose anche se fanno cose sbagliate. Ciao a tutti cagnacci, anzi scusate cagnolini, dal vostro amicissimo dell'Imello. Tra le altre cose, cioè, era riuscita a dissare anche facendo il buono, quindi va bene così. C'è chi invece infiamma gli animi, eccolo, con pareri leggermente estremisti. Basta mettersi un paio d'occhiali da sole e hai la porta aperta per l'insulto libero. Però, amici miei, che cosa sarebbe successo oggi a YouTube se il demonio toscano si fosse impossessato di uno youtuber angelico? Ogni anno che ne sfornano uno diventa più lercio, lurido, svergognato, schifoso! Lightning Returns! Final Fantasy XIII! Col cazzo! Madonna, ragazzi, hanno preso i nostri sogni e li hanno svenduti al miglior offerente! Madonna! Col cazzo c'è fatto di sogni! E poi ti lanciano fuori dal culo un Bravery Default e non se lo caga nessuno! Giusto? Perché la qualità non conta! Conta soltanto... il nome. Pungiam tutto.
tutti uguali, texture ripetute, asset riutilizzati, tutto uguale il mondo, tutto ripetuto, NPC che si duplicano da soli, che dicono cazzate. Piero. Madonna cara, questo moveset proprio fiero. Rimanendo in tempo, allora vi racconto un paio di aneddoti. Praticamente chiamai Michele, ci si conosceva poco in quel periodo lì, e allora gli feci: guarda Michele, sto preparando questo video, voglio fare una sorta di mondo alternativo, di universi paralleli eccetera, io vorrei che tu interpretassi Zeb. E lui fa: ah dai, guarda, mi piacerebbe tanto, però non conosco Zeb, però voglio partecipare. Bene, allora facciamo una cosa, me lo studio, e me lo studio bene, mi studio molti video e cercherò di interpretarla al meglio, così nel video appare bene. Ho detto: va bene Michele, ma non c'è bisogno, anche meno. No no, perché è importante, è un video importante, 200.000 iscritti, dobbiamo fare qualcosa. Allora mi mandava gli aggiornamenti su WhatsApp, mi mandava le foto, uscì di casa, andrò a cercare gli occhiali, li prese da questo cinese a 5 euro, cercò gli occhiali che si prestavano meglio e poi si documentò su Zeb e cercò, allora lo colpì la cosa che andava a giro per Bibbiena, gli animali eccetera, e poi il fatto che insomma posava fiero in questi luoghi naturali, allora cercò di prendere quell'essenza lì di Zeb. E si impegnò anche per fare quella cosa, si documenta, perché non conosceva, non aveva mai visto nulla di Zeb prima di questa partecipazione. Tema possessioni: che cosa sarebbe successo se lo spirito di un otaku si fosse infilato dentro a uno che gli otaku li odia? Itadakimasu senpai-san, benvenuti su Japantown con Marco. Allora, ti spiego perché, Marco, Japantown. Io gli chiesi: guarda, fai questa cosa dell'otaku perché tutti si stanno insultando per video degli anime, cerchiamo di fare leva su quello e cerca di fare l'otaku in questo video. Allora lui mandò una cosa però mega polite, cioè tranquillissima. Tu: Marco, ma che cazzo è questa roba qui? Ma urla, strepita, fa il cazzo che ti pare, carta bianca. Allora mi arrivò questo: Itadakimasu senpai-san, benvenuti su Japantown. Rino, esatto, sono io, Marco Merrino. Oggi sono andato in un negozio giapponese e ho comprato delle statuine che rappresentano personaggi dei videogiochi che mi piacciono. Ve ne voglio fare vedere alcune. Questa statuina l'ho comprata in un negozio proprio 32 giorni fa. È Barrett da Final Fantasy VII. È il mio gioco preferito. Ed eccone un'altra. Questo è Cloud, sempre di Final Fantasy VII. È bello perché, non lo so, quei capelli forse mi fanno pensare. Il Giappone è un posto dove la gravità e il colore non contano molto quando pensi ai tuoi capelli. Quindi... Questo invece è Zack, sempre da Final Fantasy VII. Lui ha la spada grande. Solo per questo io lo amo, perché nei miei hobby, non so se ve l'ho detto, c'è anche le spade grandi. Mi piacciono le spade grandi, grosse, lunghe. Su YouTube si sperimenta, si cazzeggia e a volte si parla bestia di cinema. Addirittura su YouTube qualcuno ci carica dei veri e propri film falliti. Sto parlando ovviamente dei licaoni, gente che fa della qualità un vanto. E se i licaoni si fossero messi a fare cinepane, ma conoscendoli avrebbero fatto in maniera autoriale anche quelli. Secondo me questo è uno dei più belli, però è poco capito. Vabbè, livornese, va da lì che regalo. Innanfor all falsk stolthet och spelad självständighet. Grazie Maschione. Hanno fatto il cinepanettone alla Bergman, è bellissimo, con la scureggia bergmaniana. Non so se ci sarebbe piaciuto uno YouTube così, ma forse ci saremmo molto più divertiti rispetto ad adesso. Bimbi, che devo dirvi di più? Grazie ancora, grazie dell'affetto, del sostegno, di tutto quello che mi avete dato in questi anni. Non mi fermerò mai e cercherò di farvi divertire finché posso.